2000 anni fa, un gigantesco meteorite cadde sulla Terra, causando con l'impatto lo spostamento dell'asse terrestre di ben 2000 chilometri, che nulla ha a che fare con la deriva dei continenti. Ne conseguì un vero e proprio cataclisma che sconvolse l'intero pianeta. A violenti terremoti e terribili eruzioni vulcaniche fecero seguito piogge scroscianti e l'innalzamento dei mari. L'evento è stato documentato scientificamente. Una prova per tutte. In Antartide sono state scoperte intere foreste fossili di betulle, faggi e altri alberi che vivono in zone temperate, il che conferma il disassamento terrestre avvenuto a suo tempo. Questa catastrofe terrestre è ancora oggi ricordata da molte popolazioni, da ben 70 leggende tramandate di generazione in generazione. In esse viene ricordata anche la scomparsa, a causa di questo cataclisma, di un continente chiamato Atlantide, abitato da una civiltà evoluta. Di Atlantide, situata tra l'Africa e le Americhe, parla con dovizia di informazioni anche Platone, nei dialoghi Crizia e Timeo. Alcuni ricercatori sostengono che i pochi superstiti di questa civiltà perduta siano riusciti a raggiungere con mezzi diversi altre terre emerse e a tentare di ricreare dal nulla nuovi insediamenti, valorizzando le esperienze vissute. Proverebbe questo fatto la simultaneità dell'avvento dell'agricoltura in molte località del pianeta. Testimoniano a favore di queste univoche realtà tramandate da millenni anche alcuni reperti, strutture e manufatti in cui si possono trovare somiglianze di stili, di metodi lavorativi, di monumenti e tradizioni in molti siti disseminati su tutto il globo. Alcune leggende ricordano, anche sotto nomi diversi, la figura di Noè con la sua arca come salvatore dell'umanità dal castigo divino. Molti punti oscuri esistono ancora nella storia dell'umanità. Interrogativi che non hanno ancora avuto una risposta. Manufatti che risalgono alla preistoria o monumenti che ancora oggi non ci hanno svelato le loro tecniche di costruzione. Chi insegnò ai peruviani a costruire mura gigantesche come quelle di Cuzco, Machu Picchu e Sacsayhuaman, se non disponevano di attrezzi di metallo? Con quali mezzi trasportarono, innalzarono e fecero combaciare alla perfezione massi ciclopici? A Tiahuanacu, in Bolivia, nei pressi del lago Titicaca, a 3.855 metri, si trovano i resti di un'antica civiltà. La Porta del Sole della città, scolpita in un unico blocco di roccia pesante 18 tonnellate, è uno dei monumenti più importanti delle civiltà precolombiane. Non meno importante della Porta del Sole è il Grande Idolo, un blocco di arenaria rossa alto 8 metri che, come altri colossi ricoperti di simboli, rivela una buona conoscenza astronomica della sfericità della Terra. A Tiahuanacu è stato trovato un calendario che dà la posizione della Luna ad ogni ora del giorno, tenendo conto della posizione della Terra. Come hanno potuto gli abitanti di questa città raggiungere una così vasta conoscenza scientifica? Ovunque si volga lo sguardo sui grandi monumenti del passato, non troviamo una risposta adeguata su come fu possibile realizzare opere che hanno sfidato il tempo per millenni. In tutto il mondo, dal Messico alla Colombia, al Perù, al Cile, dall'Africa al Nord Europa, si ergono opere maestose. Non sappiamo spiegare come siano state fatte, sia per la loro mole, sia per la complessità delle strutture. Molte di queste colossali costruzioni, distanti anche migliaia di chilometri, hanno tra loro una certa attinenza strutturale, ideologica e scientifica. Lo scrittore Peter Colosimo fece una sorprendente comparazione tra la piramide del Sole messicana e la piramide di Cheope egizia. La base del monumento messicano ha le stesse misure di quella di Cheope, 225 metri per 220, e l'altezza, 73 metri, corrisponde alla metà di quest'ultima. Tutto ciò alimenta l'idea di strette relazioni tra la civiltà americana e quella egizia.